Benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, si tratta del mio room tour. Visto che me l'avete chiesto in tanti, ne ho approfittato, visto che sono qua in Sardegna, nella mia vera stanza, per girarvi questo video. Quindi spero che vi piaccia e vi porto con me adesso. Allora, questa è la porta da cui si entra. E così è come si presenta la stanza. Iniziamo da questo lato. Allora, qui ho un semplicissimo puff, poi qui c'è la mia cassettiera, sopra ho messo un quadro, questo è di Stradivarius, qui ho altri due quadretti, sono stampe che avevo appunto creato io, poi avevo comprato la cornice, poi qui appunto ho diversi profumi, alcuni appunto li ho qui, altri li ho a Bologna, quelli che uso di più, questi mai sono più estivi. Poi questa alzatina dove poggio appunto chiavi, gioielli vari, un vaso con dei fiori finti, questi li ho presi su Wish, e poi delle scatolette, diciamo questa bustina di Chanel, questa di Tiffany, questa di Victoria's Secret, che fanno un po' atmosfera. E poi qui c'è il mobile, e come potete notare i mobili sono tutti bianchi, appunto ho scelto di seguire un po' questo stile. Io ho tutte le mie magliette, pigiami, cose estive, sciarpe, cose per allenarmi, calze varie. Poi passiamo all'armadio senz'ante, e questi mobili in realtà non sono di Ikea, solo questo è di Ikea perché appunto avevo l'armadio così e quello spazio rimaneva vuoto, quindi ho deciso di riempirlo con questo mobile, in cui appunto tengo qui gli gioielli, orecchini, collane, occhiali vari, e qui invece intimo. Qui ho i pantaloni jeans, quindi questo è estraibile, diciamo, e tengo appunto i jeans, mentre qui tutti i giubbotti invernali che non ho a Bologna. E poi qua su invece le scarpe col tacco, che non uso praticamente mai, ma le lascio lì appunto come decoro. Poi da questo lato ancora metto i vestiti, perché appunto è quello un po' più ampio, quindi dove i vestiti, diciamo, non strisciano sul bordo. E poi qui invece maglioni, altri giubbotti, felpe invernali sempre, mentre qui sono già le cose estive, e qua su ho qualche borsa. Poi qui ho messo un tappeto che avevo comprato su Wish, e qui uno specchio, eccomi qua, è abbastanza ampio, quindi perfetto per fare foto di outfit, eccetera. Qui c'è una finestra con il calorifero, e poi si passa invece a un'altra sezione. Qui diciamo che erano due stanze, poi il muro che le divideva, cioè questo, è stato abbattuto, e quindi adesso è una stanza molto più grande. Ovviamente questo letto è un letto a una piazza e mezzo, quindi un po' più grande di quello appunto classico singolo. Questi cuscini non mi ricordo dove ho preso tutti, sicuramente questo è una fodera presa su Wish. E poi qui ho il mio pupazzo che avevo fin da piccola. Qui c'è un altro specchio più sottile, che è proprio della misura esatta di questo pilastro, infatti eccomi. E qui sopra c'è lo stesso un altro quadretto con le stesse stampe che avevo usato lì, appunto sempre con la cornice nera lucida. Quindi altro specchio a fianco al letto. Poi a fianco al letto ancora ho un comodino dove tengo, diciamo, qua tengo ormai le candele, varie cose, qui sempre abbigliamento per la casa. E poi questa lampada, una crema per le mani, la mia vecchia cosa degli occhiali, un bicchiere d'acqua. E invece queste stampe, tre stampe che ho sul letto, che riprendono un po' i colori della stanza, sono di Ikea. Poi davanti al letto invece ho questa mini libreria, diciamo. Ho la mia collezione appunto di libri, ovviamente non di scuola, università, ma che leggo appunto al mio tempo libero. Fatemi sapere se volete anche magari sapere quali sono i miei libri preferiti. Poi qui ho la TV con anche un lettore DVD. Qui ho alcuni DVD, questi sono quelli natalizi. Poi ancora libri. Poi a fianco ho questa cornice per foto di Ikea, questa scarpiera anch'essa di Ikea. Poi ho appunto su questa scritta Love, che non mi ricordo assolutamente dove ho preso, neanche questa piantina.
Poi questo è un diffusore per ambienti e qui appunto tengo tutte le scarpe che la maggior parte sono estive, altre che non uso più ovviamente. Qui c'è un'altra finestra, quindi questa camera è abbastanza luminosa, devo dire. E poi qui c'è appunto la scrivania, questa bianca. Qui ho messo due candelabri portacandele, anche questi bianchi e grigi, due ai lati dello specchio, poi questo cartoncino diciamo con i glitter argentato, qui appunto c'ho questo vaso diciamo di vetro dove ho dei petali bianchi, dove tengo anche la presa per le lucine che adesso si vedranno poco, però che ho messo sullo specchio. Poi qui da pennelli per quando vengo qui e mi trucco qui. E poi questa lanterna, questa presa da Ikea mi sembra. Poi questo sgabello bianco, anche lui. E poi questo mobiletto invece grigio e bianco sempre, preso penso da Brico, non vorrei sbagliare. E qui appunto tengo tutti i trucchi. Ovviamente questa non è la mia make-up collection perché tutti i trucchi che uso di più li ho portati a Bologna ovviamente, quindi questi sono diciamo quelli che ho lasciato qui, che non uso tanto spesso. E qui ovviamente c'è un'altra porta perché appunto come vi ho detto prima c'erano due stanze. Spero che la mia stanza vi sia piaciuta e spero di avervi dato anche qualche spunto magari per arredare la vostra. Se siete arrivati fino a questo punto lasciate l'emoji bianca qui sotto nei commenti e mi raccomando seguitemi anche su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!